Le vostre vite, le nostre vite, sono il risultato di tutte le cose che ci sono successe. Il 16 ottobre, Berna. Mi sono trasferita nella Svizzera tedesca. Non ho amici e non conosco la lingua. I compagni di classe mi picchiano e mi prendono in giro. Mi chiamano Spaghetti Fraser. Spaghetti Fraser. Spaghetti Fraser. Vuol dire terrona in svizzero. Terrona. Ero la terrona degli svizzeri. Carini. 7 dicembre, Buenos Aires. Anche oggi devo mettermi un paio di pantaloni sopra l'altro, perché a scuola dicono che le mie gambe sembrano degli spaghetti. Il 25 novembre, Milano. Sono ormai 3 anni che vivo in Italia e lavoro. Vorrei aprire un conto corrente, avere un contratto d'affitto, pagare le tasse, ma non posso perché sono clandestina e mi pagano solo in nero. 30 agosto, Milano. Sono appena arrivata in Italia. Non ho i documenti per restare qui e non riconoscono il mio diploma. Per rimanere devo ricominciare le superiori. Ho 17 anni e i miei compagni di classe ne hanno 13. Le vostre vite, le nostre vite, sono il risultato di tutte le cose che ci sono successe, delle cose che riempiono il cuore di gioia e di quelle che fanno star male come dei cani. Sono anni che noi siamo riuscite a scegliere la nostra libertà e finalmente ignoriamo i giudizi che possono fare tanto male, e penso che questo lo avete vissuto un po' tutti. Abbiamo sbagliato? Certo che abbiamo sbagliato, anche di parecchio. Abbiamo fatto delle cose giuste, e come se le abbiamo fatte. Ma la vita è questa e va bene così. Voi siete quello che siete grazie a tutto ciò, grazie a tutto questo, grazie alla somma di queste parti. E quindi sentitevi libere di sorridere ripensando al vostro percorso.